Il Museo dell'Ottocento racconta attraverso 140 opere tra dipinti, sculture e disegni provenienti da importanti raccolte pubbliche e private nella mostra inaugurata questa mattina la storia di due dei più importanti artisti italiani vissuti tra il XIX e il XX secolo, il pittore Antonio Mancini e lo scultore Vincenzo Gemito. Due vere e proprie retrospettive che si incrociano mettendo in evidenza tangenze e distanze tra le ricerche dei due artisti, tra i più apprezzati del loro tempo anche al di là dei confini nazionali. L'ultima di Gemito è stata fatta a Parigi qualche mese fa. Che poi Pescara faccia mostre come Parigi è la misura della grandezza dei due artisti e dell'impegno del Museo dell'Ottocento, che è un museo prestigioso che rende Pescara una città frequentabile, che non sempre è stata, nel senso che le ragioni di attrazione non sono così grandi come quelle che ha stabilito Venceslao di Persio con questo museo. Quindi aver fatto questa scelta di mettere Mancini e Gemito insieme e raccontare una storia comune è un'intuizione da direttore di museo, cosa che i nostri direttori di museo spesso non hanno. Quindi ci sono molte ragioni per indicare questa occasione importante per l'Italia e la presenza del direttore dei musei di Banca Intesa lo dimostra, cioè siamo davanti a una personalità come l'amico Coppola che viene invece che a Milano, Napoli o Torino a Pescara. Questa sua presenza indica l'interesse ampio di questa iniziativa. La mostra cura di Manuel Carrera, Fernando Mazzocca, Carlo Sisi e Isabella Valente intende inoltre indagare il rapporto dei due artisti con i colleghi e mecenati. Per cui certamente, io l'ho vista la mostra, la richiesta di opere d'arte da ogni museo è stata soddisfatta dai direttori, perché hanno capito che il Museo dell'Ottocento non è un museo privato, ma è un museo di tutti. I capolavori sono stati concessi da collezioni private e istituzioni museali. Fondamentale il contributo di Intesa San Paolo con 16 opere provenienti dalle sedi delle Gallerie d'Italia e di Napoli e Milano. Erano amici, che erano meridionali, che sono stati capaci di diventare internazionali e che hanno realizzato due visioni distinte con una sola condizione umana, che è quella di chi parte da un luogo dove la situazione è difficile per gli artisti per arrivare a Parigi e trovare l'accoglienza di Denitti, di Messier, dei grandi pittori che riconoscono in questi italiani il genio della grande pittura che è stata grande fino ai primi dell'Ottocento e poi lentamente la bandiera è passata a Parigi.